particolare attenzione ovviamente anche agli imprenditori. E l'aspetto psicologico infatti spesso viene enfatizzato, la percezione, la crescita, in modo che gli italiani si sentono più liberi di spendere, di indebitarsi anche e di rilanciare l'economia, però tutto questo al momento non ha funzionato, anzi gli imprenditori, molto probabilmente quelli che hanno debiti con la pubblica amministrazione, secondo il vostro studio, difficilmente potranno vedere indietro i propri soldi. Ma non abbiamo detto questo, abbiamo detto però che il dato dell'ammontare complessivo dei debiti della pubblica amministrazione lo conoscevamo, 74 miliardi sembrerebbero, quest'anno sapevamo il dato della lunga attesa, quello che abbiamo voluto approfondire in termini scientifici era quanto questi debiti della pubblica amministrazione pesassero sulle nostre imprese, e ne è emerso un dato che, lo dico da imprenditore, ci ha veramente colpito. Il combinato di mettere insieme l'elevato costo del denaro in Italia, su dati di Banca Italia, e l'elevato tempo, l'elevata attesa necessaria a recuperare i propri denari per chi lavora con la pubblica amministrazione, costa più di 6 miliardi alle imprese. E questo è un dato devastante, perché ci dice, punto numero uno, che sì, sapevamo che i 74 miliardi che lo Stato deve alle imprese, i debiti della pubblica amministrazione rappresentano il 5% del PIL, un dato rilevantissimo, ma non ci rendevamo conto che questo compeso fosse così gravoso in termini economici per le imprese, che chiaramente debbono anticipare questi crediti andando in banca a costi molto spesso onerosi. Tanto che abbiamo provato a confrontare il dato, per esempio, con quello che avviene in Francia e in Germania. Bene, la situazione diventa ancora più eclatante, perché lì dove i tempi sono più bassi e il costo del denaro è più basso, ci si trova in una condizione che parametrata è questa. In Italia si ha un costo che è 4 volte superiore alla Francia e 7 volte superiore alla Germania, cioè, detto in termini più semplici, un'azienda italiana che lavora con la pubblica amministrazione ha costi legati alla discrasia tra il momento di effettuazione della prestazione e il pagamento che sono 4 volte superiori alla Francia e 7 volte alla Germania. È un dato che colpisce enormemente, se si pensa che poi lo possiamo anche collegare a quello di oggi dell'Istat. Mi spiego. Renzi si era impegnato per il 21 settembre, mi sembra sia San Matteo, a pagare questi debiti cercando di riportarci in canoni europei, ma credo che questo sarà pressoché impossibile in condizioni di recessione, in condizioni così gravose di incremento del debito, perché mi permetta di dire ancora due cose di tipo generale, sempre da imprenditore. Il dato, come dire, appare evidente a qualunque italiano con una capacità di comprensione media. Noi sappiamo che dall'inizio dell'anno il debito pubblico aveva aumentato di 96 miliardi, sappiamo che il gettito tributario non aumenta, ma aumenta il peso delle imposte, in una situazione in cui anche il fatturato Italia, cioè il PIL, viene a scendere, è evidente che il rischio di default per il paese è lì dietro l'angolo. Cosa stupisce? Ma stupisce che la politica affronti molto di più i temi delle riforme istituzionali e molto meno quelli di un'economia che avrebbe bisogno di un impatto immediato. Quell'impatto che non hanno dato gli 80 euro, ma quell'impatto che potrebbero dare misure vere di spending review e misure anche, come dire, di riduzione dell'imposizione fiscale, soprattutto sull'Italia che produce, sulle imprese. Faccio solo una domanda e ho chiuso veramente, che sono stato lungo, ma scusi, Cottarelli non doveva tagliare 7 miliardi quest'anno, 14 il prossimo e 30 il prossimo? Mi sembra che i tagli della spending review siano irrisori, e qualcuno mi spiegherà come faremo senza una manovra a trovare i soldi per mantenere, per esempio... Più che altro Cottarelli sembra un po' il passato, insomma, che la sua autonomia sembra essere stata un po' messa in discussione da Renzi stesso. Certo. A parte che, appunto, per concludere il discorso di Baldassarre, proprio di oggi la rivelazione delle lettere di Cantone e Cottarelli proprio sulle amministrazioni pubbliche che spendono male i soldi, per esempio negli appalti telefonici di luce, gas e approvvigionamenti, e ci sono quindi milioni e milioni di euro che la macchina pubblica spreca e che potrebbe investire meglio, e comunque Cantone e Cottarelli se ne sono accorti e ce ne siamo accorti tutti, però bisognerà vedere poi se si prenderanno provvedimenti anche nei confronti di quei manager pubblici che poi avallano questo tipo di decisioni. Ma volevo chiedere a Blasoni, nel frattempo ci sono tante aziende private, molte muoiono e muoiono ogni giorno, altre che riescono eroicamente a resistere, che hanno debiti con la pubblica amministrazione. Voi avete fatto uno studio su questo? Sì, questo l'abbiamo già detto, glielo ripeto, mi consenta però di collegarmi un attimo a quello che diceva Baldassarri. Il tema è evidente, che la necessità di contrarre la spesa improduttiva è assolutamente evidente, ma
Io direi non tanto per fare nuovi investimenti, ma per contrarre il peso fiscale. La total tax rate in questo paese è il 68%. Allora, provi a immaginare, lo dico proprio in termini semplici, i nostri figli non andranno a lavorare nella pubblica amministrazione, andranno in una pubblica amministrazione che vedrà ridotti quei 3 milioni e mezzo di pubblici dipendenti attuali, andranno a lavorare nelle aziende se le aziende sopravviveranno. Ma un'azienda italiana che rispetta i suoi omologhi europei, paga di più l'energia, paga di più l'accesso al credito, si trova con una imposizione fiscale più alta, si trova con una burocrazia oppressiva, con una giustizia civile lenta, con infrastrutture più basse, è chiaro che è un'impresa che rischia ed è destinata a morire. Allora, è necessario contrarre la spesa pubblica per contrarre il peso fiscale ed è necessario immediatamente ridurre la burocrazia. Guardi, io ho un'azienda, l'ho costruita da zero con 1300 dipendenti in questo momento, noi costruiamo residenze sanitarie e le gestiamo. Allora, il tempo che, con denari privati, non c'è un euro pubblico, il tempo necessario a realizzare edifici anche di grandi dimensioni è nettamente inferiore al tempo necessario a ottenere le autorizzazioni. C'è qualcosa di una tortuosità eccessiva nel nostro paese, per cui qualunque iniziativa economica si sente talvolta disincentivata proprio per il profluvio di norme che ci fanno ripensare alle grida manzoniane, che si contraddicono. È una burocrazia che sembra non comprendere che oggi bisogna stendere i tappeti rossi a chi ha il coraggio di investire, a chi ha il coraggio di creare occupazione. In questo, se vuole lo ripeto, ci sta anche, ma è uno fra i tanti temi, quello dei debiti della pubblica amministrazione. Ma scusi, si metta nei panni di un medio imprenditore italiano, non del grandissimo imprenditore, non dell'impresa assistita, di quell'impresa buona, sana, che è la media impresa nazionale. Ma un imprenditore che non pagasse le imposte il giorno dopo, giustamente, il giorno dopo si troverebbe qui Italia fuori dalla porta, però si trova oggi, quando ha rapporti con la pubblica amministrazione, a fare da banca allo Stato, a uno Stato che tradisce le regole perché ha un impegno extracontrattuale, cioè giorni di pagamento che vanno dopo il contratto, che arrivano fino a 170, siamo di gran lunga i peggiori in Europa. Qualcosa da questo punto di vista non funziona. Le imposte si anticipano da un anno all'altro, l'impresa va da banca allo Stato, però poi, come dire, l'atteggiamento non è certo quello di chi vuole consentire e facilitare la costruzione della produzione. Si chieda quanti dei nostri ragazzi oggi avrebbero il coraggio di cominciare a fare gli imprenditori, di affrontare la sfida, come dire, di una trincea del lavoro che è anche quella di creare, di inventare. Pochissimi, perché? Ma anche io glielo dico con grande franchezza, da innamorato anche della politica, però abbiamo un ceto politico che mediamente non conosce le ragioni dell'impresa, che ha una provenienza culturale, psicologica completamente diversa. Allora, qualche volta si assiste ancora a un processo lunare per cui in Parlamento si fa ogni giorno un annuncio, ma nel frattempo, nella società, nella realtà, le aziende chiudono. E tutto questo io non lo sottovaluterei, perché guardi, faccio un'analisi banale ed è questa. Fino a qualche anno fa potevamo pensare che la scarsa crescita del PIL in Italia fosse l'effetto della crisi internazionale. Non crescevamo noi, non crescevano gli altri. Però a riguardare i dati di questi giorni ci rendiamo conto che il PIL mondiale è in crescita del 3,1%. Il PIL in Europa cresce di meno, ma l'Inghilterra cresce del 3%, la Germania dell'1,7%. Noi siamo in recessione, cioè siamo a meno 0,2% questo trimestre, meno 0,3% su base annuale, ci dice l'Istat. Allora c'è qualcosa che non va proprio nel nostro paese, che va al di là della congiuntura. E ho paura, mi dispiace dirlo con una punta di cattiveria, che le battute di Renzi, la sua ottima capacità di comunicatore, non bastino e che serva tutt'altro, perché, e questo è vero, è ingeneroso l'atteggiamento che si è tenuto verso Cottarelli, condivido con Baldassarri, dove andare a tagliare si saprebbe, bisogna avere il coraggio di farlo e forse affrontare soprattutto e innanzitutto questi problemi, altrimenti quel 46% di giovani disoccupati rischia di diventare ben di più. Allora, Baldassarri è...